Buongiorno Grillers d'Italia, un saluto da Sergio, Grillmaster Weber. Oggi vi farò vedere la preparazione del brisket. Sì, stiamo parlando di una delle ricette regine del barbecue americano. Stiamo parlando di una punta di petto di manzo che andremo a cuocere ed affumicare a bassa temperatura per lungo tempo. Ebbene sì, lungo tempo. Ricordatevi sempre che quando preparate il brisket saprete sempre a che ora inizierete, ma non saprete mai a che ora finirete. Il brisket non è una preparazione difficile di per sé, però richiede alcuni passaggi fondamentali che andrò ad elencarvi. Ah, innanzitutto è bene cominciare con una bella trimatura, ovvero dobbiamo eliminare tutto il grasso in eccesso che troviamo sulla superficie della nostra punta di petto. Questo è un passaggio molto importante perché non abbiamo necessità di tutto questo grasso, perché già il taglio di per sé è infiltrato ed è bello marezzato. Inoltre tutta quella grasso superficiale andrà poi a impedire alle nostre spezie di penetrare all'interno e anche al fumo di non penetrare nella maniera dovuta. Quindi andremo a ripulirlo bene. Dopo passeremo a un injection, faremo delle iniezioni con un brodo, fondamentalmente si inietta del brodo salato, serve per portare sapidità all'interno della carne e anche umidità. Una volta fatta l'iniezione sarà il momento di dover rabbare, ovvero di dover speziare il nostro brisket. Ora, per quanto si riguarda il rub, esistono tantissimi tipi quando parliamo di brisket. Ora, a me piace la semplicità della versione texana, quindi andrò a speziare la mia carne semplicemente con dell'aglio, sale e pepe. Poi andremo in cottura. Ecco, la fase di cottura è molto importante perché andremo in cottura a 120 gradi, temperatura bassa appunto per lungo tempo, e andremo avanti con la nostra cottura circa fino a quando il nostro brisket non avrà raggiunto i 70 gradi di temperatura interna. 70 gradi dovremo anche fare un controllo visuale per vedere se la crosticina, se il bark si sarà ben formato. A questo punto passeremo al nostro test Texas Scratch. Il Texas Scratch non è altro che un cartoccio. Faremo un cartoccio che si può fare con della carta d'alluminio oppure anche con della butcher paper, della carta da macellaio. Io utilizzerò questa seconda opzione. È importante perché servirà per trattenere ancora più umidità all'interno della nostra carne e soprattutto anche per accelerare un attimino i tempi di cottura. La lasceremo nella nostra butcher paper fino al raggiungimento della nostra temperatura target, che ci ricordiamo essere intorno ai 95 gradi, perché questa è la temperatura dove avremo poi lo scioglimento di tutti i tessuti connettivi e le cartilagini che compongono l'interno del nostro brisket, e questo scioglimento creerà tutta quella gelatina saporita che andrà a soprire la carne e sarà veramente fenomenale. Adesso non ci resta che iniziare e partiamo subito con la trimatura della carne. Ecco qua il nostro brisket, la nostra punta di petto. Oggi sto utilizzando una Angus americano. Come vedete il brisket è formato da due fasce muscolari che si sovrappongono. Abbiamo il point, che è la parte superiore, e il flat, che è la parte inferiore. Vedete che c'è una bella consistenza di grasso superiore, e questo andrò ad andare a trimmare e a eliminare completamente. Ok, utilizzando un coltello ben affilato cominciamo a togliere tutto il grasso in eccesso, almeno finché non verrà fuori la carne. Vedete che qui ce n'è un bel po' su questo, vedete, sta cominciando a uscire fuori la carne. Tutta questa parte marroncina, grigiastra, va tutta eliminata. Ok, adesso procediamo per tutto il resto del brisket e ci vediamo dopo per l'injection. Abbiamo finito di trimmarlo, come vedete io non sono un perfezionista, quindi non ho tolto completamente tutto il grasso, però diciamo la parte maggiore. E adesso che è pulito si nota anche meglio le due fasce muscolari, si vede il point e si vede il flat. Si vedono perché le fibre muscolari corrono per versi diversi. Queste che ha le fibre, il point ha le fibre muscolari che corrono per questo verso, il flat va per questo verso. Questo sarà molto importante ricordarcelo dopo quando saremo al taglio, perché andrà sempre tagliato contro fibra, quindi la parte del flat la taglieremo per questo senso e la parte del point poi la taglieremo per questo senso. Bene, adesso procediamo con l'injection. Siamo pronti, qui ho preparato la mia soluzione per l'iniezione, è composta da diciamo metà brodo, metà succo di mela, poi ci sono 2-3 cucchiai di salsa Worcester e poi sale. L'importante è che sia molto sapida, deve essere veramente salata, quasi impossibile da berla. Come proporzione generalmente si usa il 10% del peso complessivo del brisket, quindi oggi sto utilizzando un brisket da 5 kg, quindi la mia soluzione è in totale mezzo litro. Ok, adesso vi faccio vedere come procediamo con l'injection. Metto la cannuccia della siringa dentro il liquido e poi partiamo dalla parte del flat. Facciamo un buco, ci creiamo un po' di spazio e cominciamo a iniettare. Aspettiamo che arrivi la siringa, eccolo che sta arrivando, e cominciamo a iniettare. Non vi preoccupate se esce, e andiamo avanti così.
Ok, adesso procediamo così per tutto il resto del nostro brisket, cercando di fare sempre un foro ogni circa 2 cm di spazio e copriamo tutta la superficie. Lasciamoci, mi raccomando, un pochino di injection alla fine, che ci servirà dopo per il nostro cartoccio, ma ve lo spiegherò più avanti. Abbiamo completato l'injection, adesso è il momento di passare alla rabatura. Ho asciugato con della carta assorbente le superfici del nostro brisket, non completamente, che ne ho lasciato un po' di umidità, giusto per utilizzarla come collante per il nostro rub. Adesso, come vedete, l'ho messo dentro un dispenser, e procediamo. L'importante è cercare di coprire interamente la nostra superficie. Il bark è anche quello che ci aiuterà poi a creare la crosticina saporita sopra il nostro brisket, quindi è fondamentale che sia cosparso uniformemente in tutti i punti. Come vedete, con calma, lentamente procediamo a passarlo ovunque. Bene, adesso completeremo tutto il brisket e poi saremo pronti per andare in cottura. Il nostro smoke fire è stato preriscaldato, ha raggiunto i 120 gradi e adesso siamo pronti per andare in cottura. Metterò il mio brisket nella griglia superiore. Ho posizionato due leccarde giusto per raccogliere succhi ed evitare di sporcare tutto e adesso andiamo a mettere la sonda che ho già predisposto. Andiamo a mettere ovviamente sempre nella parte più spessa del nostro taglio. Ok, adesso non ci resta che aspettare. Il nostro brisket ha raggiunto i 71 gradi di temperatura interna. Come vediamo, la crosticina è già ben formata, quindi siamo pronti a procedere con il nostro cartoccio e la nostra butcher paper. Ok, ecco qua il nostro brisket. Adesso abbiamo ottenuto un po' di liquido della nostra injection. Andiamo a metterne un po' sopra per creare un po' d'umidità. Perfetto, e adesso andiamo a chiudere con la nostra butcher paper. La butcher paper è molto interessante perché rispetto all'alluminio normale è molto più traspirante, quindi tutta l'umidità in eccesso tenderà a uscire rispetto a usare la normale carta d'alluminio. Comunque basta chiuderlo molto bene, si chiude sotto così, questa parte, chiudiamolo bene anche da quest'altro lato. Ok, direi che il cartoccio è ben fatto e adesso siamo pronti per tornare in cottura. Ok, adesso riposizioniamo il nostro cartoccio sulla nostra griglia, andiamo a inserire nuovamente la sonda, ok, chiudiamo e adesso non ci resta di aspettare che arrivi a temperatura target, i famosi 95 gradi. Bene, il nostro brisket ha raggiunto la temperatura di 95 gradi interni, siamo pronti a toglierlo e poi andiamo all'assaggio. Ecco qua il nostro brisket pronto. Ovviamente gli abbiamo fatto fare un paio di ore di rest, l'abbiamo lasciato nella sua butcher paper, l'ho coperto con una coperta e l'ho messo dentro un isobox per circa un paio di orette. E adesso siamo pronti, siamo un po' raffreddato, vedete ci sono ancora tutti i succhi dentro che non andrò a buttare via, anzi li utilizzerò poi per inumidire la carne. E procediamo con il taglio. Come vediamo qui abbiamo la parte del point che dovremo tagliare per questo lato, perché abbiamo sempre detto che taglieremo contro fibra, e qui abbiamo la parte del flat che poi taglieremo per quest'altro senso. Proviamo un attimino, vediamo un attimino col point. Mamma mia, si scioglie. Guardate qua. Guardate qua che fetta. Si vede bene lo smoking ring. Adesso. È fantastico. Veramente saporito, tenero, giusto. Vediamo anche un po' il flat. Flat è tendenzialmente leggermente un pochino più duretto rispetto al point perché ha meno infiltrazione di grasso, però guardate qua che fetta. Favoloso. Bravi ragazzi, provate anche voi. Alla prossima.